Dunque, questo pomeriggio l'argomento è molto diverso da quello di stamattina, che è stato un po' focalizzato da questo discorso del dissenso. Dissenso che va molto di moda dopo il libro di Stefan Alb, dissenso che è stato richiamato in causa per vari artisti e capofila Salvatore Rosa, quindi forse il tema è stato affrontato un po' all'atere. Questo pomeriggio abbiamo due, entriamo un pochino di più forse nell'aspetto direi interdisciplinare, perché abbiamo qui una vera autorità, Michele Rack, che molti di voi conoscono, ma che è proprio uno storico della letteratura, in particolare della storia della fiaba. Della cultura, figura anche napoletana, cultura letteraria, ma anche cultura figurativa, perché è anche uno storico della società industriale avanzata, con gli aspetti legati soprattutto alla comunicazione. È un personaggio veramente possiamo dire, di una grande statura culturale e difatti, dal 9 febbraio del 2002, mi sembra, chiedo forse 12, 2012, scusate, è stato nominato dal Parlamento europeo fra i 13 esperti per il marchio del patrimonio culturale europeo, European Panel for European Heritage Label. E cura molti, molti progetti appunto legati a questi aspetti, vi dicevo, soprattutto della comunicazione. Tra i suoi progetti più importanti, il Virtual Museum of Photography e molti altri proprio che ha curato per la comunicazione. È uno studioso però anche di testi letterari classici, potremmo dire, in particolare, specialmente le fiabe di Basile, indico forse quello che è uno dei suoi pezzi forte. Nell'aspetto appunto anche letterario e culturale del Seicento europeo e napoletano. Credo che sia proprio in questa veste che noi oggi lo abbiamo invitato qui a parlare e gli cedo subito la parola molto volentieri. Il titolo del suo intervento, Napoli e Roma nel Medio Seicento, un conflitto di immagini.